Buongiorno, Teodoro. Buongiorno. Geppetto ha fatto affari oggi. Ha acceso il fuoco. Buon per lui. Benvenuto. Chi è? Avanti, fuori. Vengo, vengo. Abbiamo finito? O devo dire al signor maresciallo di aspettare i vostri comodi? No, no, per carità, è che stare lì dentro senza la casacca tutta la notte uno si congela un pochino, eh. Facciamo il furbo? Eh? Credevo che la notte vi avesse portato consiglio. Ma che fate? Scusate, eccellenza, un capogiro. Deve essere perché sono digiuno. Allora, sentiamo le vostre ragioni. Che maniera di fare le cose. Uno è niente, si è sfilato un tassello. Se volete ve lo rimetto a posto, se no trovo. Lasciate stare, di che vi impicciate? Lo vedete? E lasciate fare a me, sono falegname. Se no come faceva a costruirmi un burattino? Ero sicuro di essermelo messo in tasca. L'ho tagliato dal mento. Ma quell'accidente non stava mai fermo. Ho ceduto, il mento è venuto un po' sfuggente. Il mento del burattino, voglio dire, quello del bambino non lo so, non ci ho fatto caso, l'ho visto talmente poco. O sia per inteso che faccio una riparazione. E voi mi appoggiate però, se... Basta! Come? Sedetevi. Non mi permetterei mai, eccellenza. E allora ditemi. Ditemi voi. Voi ne sapete certo più di me, eccellenza, io non so neppure dove è il bambino. È scappato. Come è scappato? Almeno così ho letto nel rapporto. Ma è vostro figlio. Qui le testimonianze provano proprio il contrario. Quando è così mi pare tutto inutile. Peccato. Io mi ero affezionato all'idea di quel bambino, o burattino che fosse. Per me era lo stesso, ve lo capite, eccellenza. Era tanto per avere un po' di compagnia. Non era bello, ma non importa. Ma di chi state parlando? Del burattino che ho fatto io. Del bambino, mi dicevo, non ne so nulla, l'ho visto talmente poco, perché... Perché il burattino io l'ho costruito durante la notte, poi... Pensate che non ho avuto nemmeno il tempo di farlo vedere a Mastro Ciliegio e ci tenevo di molto perché lui è un falegname rifinito. Ma la mattina c'era il bambino. È scappato subito via, ha preso quel pezzo di formaggio, io a corrigli dietro, dai, all'acchiappiamo, corri, corri. Anche perché sto stamani le gambe non mi reggono tanto bene. Poi è finita e hanno arrestato me. Ho capito. Ho capito, e questo burattino che avete fabbricato? Non c'era più, c'era il bambino. E si chiamava Pinocchio, come il burattino. È strano, eh. Vabbè, andate a casa. Sì, prima vi metto a tavolo, se no... Tanto non ho fretta, non ho più nessuno che mi aspetta. Andate e qui a è casa. Questione di un minuto. No, andate. Sì, metto un tassello. Andate via! Se va appoggiate...